Buongiorno, buongiorno. Oggi vi porto a Massa Marittima. Buongiorno, e allora eccoci qua a Massa Marittima. Adesso vi faccio vedere una cosa molto particolare che è qui a Massa Marittima. Si tratta dell'albero dell'abbondanza. Non c'è malizia in questa raffigurazione. Pensate che sopra c'era un granaio e qui sotto delle vasche piene d'acqua. Addirittura la parte superiore, c'è un ingresso dove era chiamato l'ingresso delle formiche, proprio perché il grano e l'acqua favoriva, diciamo, il proliferare delle formiche. E adesso vi faccio vedere la cattedrale di San Cerbone. Adesso la possiamo apprezzare, naturalmente, pensate all'enorme lavoro che c'è stato per fare queste bellissime opere. E qui abbiamo il fronte della chiesa. E questa è la sede storica, erede della chiesa cattolica di Bordeaux. E davanti alla cattedrale c'è Piazza Garibaldi, un centro di ritrovo tutt'oggi, sia degli abitanti di Massa Marittima, ma soprattutto un punto di ritrovo per tutti i turisti. Qui a Massa Marittima sicuramente c'è un bellissimo turismo fatto con le bici. Infatti qui abbiamo una struttura che si chiama Massa Vecchia e diciamo ci sono moltissimi percorsi che abbracciano questo bellissimo territorio che è molto, molto bello dal punto di vista anche ciclistico per il fatto che è una sali e scendi all'interno della macchina. Questa alle mie spalle è la sede del municipio del comune di Massa Marittima e in questa piazza è sovente vedere riunite tantissime le persone. E qui, proprio in questa piazza, viene svolto il balestro. Ancora molto ci sarebbe da raccontare di Massa Marittima, ma magari è meglio farci una bella visita. Adesso vi porto a Niccioleta. A Niccioleta vi era una miniera, ormai le miniere che non sono più in funzione sono tantissimi anni, però vi voglio far vedere
uno scorcio di questo paesino. Adesso, per continuare il nostro viaggio e per concluderlo, vi faccio vedere Prata, un paesino che collegherà il nostro viaggio a Montemassi, Rocca Tederighi, Sasso Fortino e Rocca Strada. Quindi rimanete connessi. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a seguirmi sui miei canali social, YouTube, Facebook, Twitch e TikTok, Bob Gas TV. Grazie, al prossimo video!